Costa, concentratissimo lo starter, macchina in movimento. Ma tu Lucci... pensi che partiranno già la prima volta? Sì, bene, sì, 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 sì. E non vedo perché non sarà annullato. Non vedo perché no. Sono già tutti a rete, tranne la Ramel che deve colmare un piccolo gap. E un allineamento che mi sembra troppo professional. Ecco, un po' in ritardo Mirko Scani con che non contava niente Lorest prima, Wald, quindi... però sa finire il cavallo. Vediamo, pochi metri allo stacco, partiti con Go West Ne e Mirko De Muro che cercano di andare in testa. All'esterno però si presenta Carlone Soria con il numero 6, mentre ha sbagliato l'avvocato Iman Vol ed è stato squalificato. Davanti Mirko De Muro con Go West Ne, in seconda posizione in corda c'è Luisito Ranch con Carlone Soria e di fuori Alberto Servidei con la Ramel. E tu continui a dirmi che De Muro non può vincere questa corsa. No, no, ha detto che è troppo facile dire che vince De Muro. Invece vincerà De Muro, vedrai, con un'attenzione straordinaria ai metri per Bacco. È un passaggio davanti alle tribune. Davanti De Muro a scandire i parziali, il ritmo, 16:07:37 il primo quarto, di fuori la Ramel e si fa avanti bene Faraway, che è un cavallo dai mezzi notevoli. Dei miei favoriti, uno dei miei favoriti. Sposta Faraway, va in accenna alla terza ruota addirittura, mentre Luisito Ranch è lì che è acquattato nella scia. Ma di la ragazza dove è finita? La ragazza con il numero 8 sta risalendo per linee interne, è quarta in corda, allunga De Muro con Go West Ne, Luisito Ranch, sposta Claudio Sabelli Fioretti con Fanocchi sì. Dal gruppo anche Meridiana Sen con Irina Pochkar. Ultimo mezzo giro, davanti c'è Go West Ne, Luisito Ranch, poi Claudio, Meridiana Sam cerca la destra libera, ha un po' i problemi di traffico, recupera di dentro Indio di Grana, ultima curva, scappa De Muro con Luisito Ranch che però lo segue da vicino, poi Claudio Sabelli Fioretta ed ecco Meridiana Sam a largo di tutti, sposta Carlone Soria, sposta Carlone Soria con Luisito Ranch, Roberto, e in mezzo alla pista viene al doppio anche Meridiana Sam, De Muro sembra fermo ma è ancora in vantaggio, la retta, Roberto, ma vince alla grande De Muro, De Muro dov'è in vantaggio, fermo? Insiste all'esterno, dov'è Carlone Soria, insiste Carlone Soria, la becca Carlone Soria, bravissimo Carlone Soria, va a vincere davanti a Mirko De Muro, grande bravissimo. grande Carlo, Roberto, ce l'aveva stampato, ce l'avevo Luisito Torres, sì, e ci avevo anche De Muro, hai visto, e che... non ho giocato l'accoppiata perché sono venuto qua, colpa nostra, però grande vittoria del grande allevatore, personaggio dell'Ippica, di Carlo Soria, Luisito Ranch. Al terzo posto Indio di Grana con Luca Schettino, in che fotografia, sì, in fotografia con Claudio Sabelli Fioretti, che pure sempre si è meritato, che si è meritato un piazzamento, rivediamo notevole l'arrivo, ecco. Ma guarda, De Muro sembra passare ma proprio sul palo, guarda, lo stampo, guarda lo la coppiata, guarda Luisito Ranch, guarda sì, l'avevi segnato, testimonio, bravissimo, però Go West Ne era facile. Invece Luisito Ranch aveva qualche probabilità in meno. Per il terzo è strettissima. Quinta la ragazza. Mi pagate voi la coppiata? Paga via Riberti, guarda.